Gente social, ascoltatori della radio, la Rana Viola è una cake designer. Veronica Dazzi crea veramente delle cose molto belle, piacevoli, buone. E allora salutiamo Veronica da noi. Ciao a tutti, innanzitutto grazie mille a Federica per aver fatto questa segnalazione e siamo molto felici per diverse cose, perché comunque collaborando insieme è sempre un piacere avere persone che apprezzano quello che facciamo, il lavoro che svolgiamo. E cake designer è una parola che vuol dire tutto e vuol dire niente. E in Italia si riassume dicendo decorano torte. In realtà le torte è l'ultima cosa che facciamo. Ci sono anche le torte, certo, in quello che facciamo, ma la maggior parte delle cose sono dei dolcetti da proporre per degli sweet table. Gli sweet table sono dei buffet di dolci. Brava, detto bene, buffet, lo stavo dicendo io. Buffet di dolci sostanzialmente con un occhio all'estetica soprattutto, ma anche al gusto. Diciamo che hanno un po' tolto una piccola fetta di mercato alla classica pasticceria, nel senso che in un buffet, magari in un evento, in un catering, c'è il salato e il dolce. C'era magari nel dolce la parte magari mignon. Questa volta è una parte mignon, però curata anche nell'estetica, oltre che nella parte degli ingredienti. Questo è il lavoro di Veronica Dazzi della Rana Viola. La Rana Viola è la pagina Facebook. Sicuramente, oltre ai piccoli buffet, cioè alle piccole realtà che tu crei, la domanda è questa: create anche delle torte fatte magari con degli oggetti personalizzate, oppure la vostra specializzazione è solo quella di affiancare un buffet con stile? No, assolutamente creiamo anche torte e le creiamo secondo le indicazioni del cliente, per cui se facciamo anche molti compleanni insieme ai matrimoni, alle comunioni, per cui se la festeggiata è una piccola ballerina, facile che si possa realizzare una ballerina sulla torta con il cake topper, delle scarpette da danza piuttosto che una ruche. È tutto personalizzabile. Stiamo realizzando anche delle cose con Topolino, per un piccolo amante di Topolino, la prossima settimana, per cui assolutamente tutto quello che chiede il cliente si può realizzare. Potete tenere a memoria il contatto di Veronica Dazzi della Rana Viola, la Rana Viola. Questo è, diciamo, che poi per gli ascoltatori, ma anche per la gente social, è un vero e proprio spot che serve per tenerlo da parte, un video che si può anche salvare per capire bene quali sono poi tutti i punti cardine, no? I dettagli della cura che Veronica Dazzi impiega e mette per il suo lavoro. Quindi la Rana Viola Cake Designer, voi avete anche un punto dove vi possono venire, diciamo, a trovare chi ci sta guardando, chi ci sta vedendo, oppure solo online? E non abbiamo un punto vendita vero e proprio, però abbiamo uno showroom in cui chi vuole può venirci a trovare, può vedere dove lavoriamo, come lavoriamo e può farci qualsiasi tipo di domanda, dove noi incontriamo i clienti per andare incontro alle loro esigenze. Ok, dove si trova? Si trova a Marino, in vicolo Gioberti, proprio nel centro storico di Marino. Molto bene, quindi a Marino, Castelli Romani, lì c'è la Rana Viola, lo showroom. Ma adesso invece andiamo a fare la domanda più importante, quella che facciamo a tutti gli ospiti: come è venuto in mente a Veronica Dazzi di dedicare tutto il suo tempo a questo lavoro di cake designer? Quando è nata questa tua passione? La passione è nata 5-6 anni fa. È stata però messa in pratica 3 anni fa, quando ho incontrato Ilaria, la mia socia e amica. Ciao Ilaria! E noi siamo 2 persone con la stessa passione e le stesse esigenze familiari. Abbiamo 2 bambini piccoli entrambi, per cui avevamo un lavoro di ufficio che ci prendeva troppo tempo. E quindi abbiamo deciso che, visto che la decorazione dei dolci era la nostra passione, quello sarebbe stato anche il nostro futuro. Abbiamo messo in piedi insieme questa attività e tante persone, per fortuna, hanno creduto in noi. E quindi oggi siamo qui a pubblicizzarci. Allora, io chiudo adesso facendo i complimenti a Veronica Dazzi come donna, perché comunque quando una donna riesce a fare questo, cioè l'imprenditrice, e non solo l'imprenditrice ma anche la produttrice, che comunque sono 2 lavori ben diversi,
la donna a un certo punto deve fare la moglie, la mamma, l'imprenditrice, la produttrice. Allora devo chiedere a Veronica Dazio, come si fa? Come si fa? Ci vuole tanta costanza. Tanta costanza, tanto amore per quello che si fa. E i bambini sono un grosso stimolo. Uno potrebbe pensare che i bambini invece... Non limiti invece lo stimolo. Sì, è una esatto, forza, è una forza. Esatto, è una forza. Perché tante cose, almeno nel nostro campo, tante cose si creano per loro. Per le loro feste di compleanno si fanno delle sperimentazioni, delle cose che poi riescono e possono essere presentate ai nostri clienti. Quindi grazie ai tuoi bambini è nato tutto questo. Esatto, grazie ai miei e ai bambini di Ilaria, scusami. E allora salutiamo, no, la famiglia di Ilaria, la famiglia di Veronica, i bambini, salutiamoli, no? Magari ci guardano sui social. Come sono? Chi sono? Come? Quanti anni hanno? Allora, mia figlia si chiama Viola, ha 6 anni. Ciao Viola, ci vede? Sì. Ciao, ci vedi? Ciao Viola, ciao ciao, è la mamma? Ciao amore. Ciao, ciao. Poi? Mio figlio si chiama Federico, ha 3 anni. Ci vede, capisce? No, ci vede e capisce. Ah, perfetto. Bene. Poi c'è Jacopo che ha quasi 10 anni e... No, il terzo? No, è il figlio di Ilaria. Ciao Jacopo, ciao Ilaria. E poi? E Simone che è il fratellino di Jacopo, ha 5 anni. Va bene, ciao a tutti. Che bello quando vi vedete tutti insieme con i mariti e le cose, le famiglie, fantastico. Allora questo era solamente per farci una parte di divertimento così. Grazie a Veronica Dazzi, la Rana Viola, ospite di Radio Radio, per i social da condividere. Grazie a voi per l'opportunità. Ciao.